ora passo a Fosco, ma prima di passare il microfono a Fosco vorrei anche evidenziare come Fosco abbia una grande fortuna, quella di una bella grande famiglia e tanti nipoti, e mi piace anche quello che lui ha fatto dedicando ai nipoti Davide, Michele, Matteo, Michele, Ilaria, Folco questo suo libro, che il titolo preciso è 90 primavere, oggi dall'adolescenza in poi. E tra l'altro mi fa piacere sapere che la moglie, parliamo anche della moglie, perché se no è stata in ospedale, però si è rimessa, ora è a casa, quindi c'è anche questa compagna, deve pensare anche a lei. E quindi perché il padre eterno mi ha dato una mano in questo senso. Beh, ha fatto bene. Una casa più lucida addirittura. E allora sono fatti tuoi. Senti, raccontaci un pochino brevemente, no, poi a stralci, sì. Ora un rammarico colossale, io dico colossale, voi forse senz'altro non avete trascorso i giorni di quando fucilarono quei ragazzi lì, erano ragazzi dell'età mia. Io allora in quel momento lì lavoravo alla tipografia Ombrone. Parla di Maiano Lavaggio, no? Sì, di Maiano Lavaggio. Cosa so? A un certo momento io, quattro mesi avanti, ero militare in Marina, volontario, venne l'8 settembre si fece la fuga a tutti e ritornai a lavorare nella tipografia Ombrone, ero compositore, con i caratteri mobili, naturalmente. Cosa è successo? È successo un finimondo. Quando andai lì, noi eravamo i clienti della prefettura, mi viene un addetto della prefettura a ordinarmi i manifesti di questa fucilazione di questi ragazzi e li chiamarono come banditi. Sono io che feci il manifesto e non lo avrei voluto fare per niente. Però con uno che purtroppo è scomparso, Mario Pascucci, che insieme, siccome la tipografia Ombrone era gestita da noi, perché la proprietaria era molto anziana e non ci poteva girare, cosa fece? Si fece. La notte stessa si preparò delle striscioni su caratteri in legno e si appiccicarono in grossetto. Il giorno dopo, quando avvenne questo, perché non è stato raccontato a nessuno, io l'ho raccontato nel libro, però nessuno l'ha commentato, solo lui l'ha commentato. Cosa è successo? È successo che io, appiccicando queste verso le 3 o le 4 di notte, come si faceva la colla? Allora si faceva con la farina e acqua. Farina e acqua. Il giorno dopo, i cosiddetti questurini, a quell'epoca si chiamavano questurini, i questurini vengono a barzellare tutte le tipografie di Grosseto, vennero da noi, non fu farlo per niente, ci fecero delle domande, noi bugiardi, da bugiardi gli raccontai quello che non poteva avvenire. Però a un certo momento erano gente, un borghese intendivito, però le vedevo rammaricate per questa tragedia, perché non è vero, furono individuati e successivamente fucilati. Noi si fece una protesta con questi striscioni, dicendo assassini eccetera eccetera. Se ci trovavano ci fucilavano anche a noi, chiaro. Però io, testa matta, e Pascucci più testa di matta di me, te l'hai conosciuto anche, Pascucci, com'era? Era pazzoio. Noi in nottata si fece questi manifesti. Ora, per non far scoprire i caratteri di legno, ci serviva un gabinetto con lo sciacquone all'antica. Si misero a quell'epoca tutti insieme, tutti dentro. E due giorni dopo ci serviva una stufa di terracotta, si cossero tutti, vale a dire si bruciarono tutti. No, ci tengo a dirlo questo perché non è stato un atto di eroismo,
ma una ribellione immensa. Erano ragazzi dei 25, dei 24, capito? Avevano l'età mia. Come si poteva nascondere un assassino in quel modo? Poi mi ha fatto schifo le critiche che sono avvenute per via del locale. Non era qui, non era là, ma cercate di avere un po' di pudore e rammentare queste povere persone. Di questo si parla. Ho sramulato qualche cosa, e lì non l'ho voluto mettere. Però se leggete il libro che ha commentato anche lui, lì c'è tutta la caratteristica di come avvennero. Perché in quei giorni lì a noi chi ci avvisò? Ci avvisarono la curia vescovile, che avevano saputo che erano spagnoli. C'è di tutto ora, a stracci.